Ciao ragazzi, eccoci, benvenuti a Grim Fandango Remastered, il gioco su Plus che trovate gratuito per PlayStation 4. Mr. Flores, sono pronto per accompagnarvi. Come? Godiamoci l'intro. Su, su, non c'è ragione di essere nervosi. Nervoso? No, è il vostro aspetto. Beh, preoccupante. Preoccupante? Io? Ma io sono un amico. Mi chiamo Manny Calavera, vostro agente di viaggio. Non voglio un agente di viaggio, voglio andare a casa mia. Non potete, Celso, siete morto. Bellissima la grafica noir. Ma non siete solo, qui tutti sono morti, proprio come voi. Ecco perché si chiama Terra dei Morti. Siete pronto per il grande viaggio? No! Quale viaggio? Il viaggio quadriennale dell'anima. È un lungo viaggio. E non posso mentirvi, Celso. Può essere molto, molto pericoloso. A meno che non tiriate fuori il denaro con cui siete stato sepolto e compriate da noi un viaggio migliore. Non preferireste attraversare la Terra dei Morti su un'auto sportiva? O provare una crociera di lusso? Molto, molto ironico, ovviamente. È tra noir e l'ironico questo gioco. Potreste ottenere addirittura un biglietto per il numero 9. Il numero 9? È il nostro miglior treno espresso. Arriva direttamente al nono al di là, la terra dell'eterno riposo, in 4 minuti anziché 4 anni. Ma pochi ne sono degni. Diamo un'occhiata al vostro curriculum. Bene. La cattiva notizia è che il treno è oltre la vostra portata, ma ho un altro paio di assi nella manica. Sì, ecco la soluzione. La linea Excelsior. Già, è proprio bello. Quella bussola sulla maniglia vi sarà utilissima, vedrete. Ah, sarà un viaggio fantastico. Vorrei esserci anch'io. Perché no? Potreste darmi un passaggio. No, io non me ne posso andare finché non avrò pagato un piccolo debito. Lavoro sociale, eh? Beh, suppongo che ci sia gente messa peggio di me. Ehi, me ne andrò molto presto da qui. Certo non grazie a casi disperati e inutili come il vostro, amico. Ehi, Manny, il capo mi ha detto di dirti di non scappare stasera. Vuole parlarti di qualcosa quando tornerà dal suo viaggio. Di a Don che va bene. Non vado da nessuna parte. Specialmente con clienti come questo. Dove la trovano, c'è. È stupendo, gente. Ragazzi. Non hanno fatto niente di buono. Non posso vendergli niente di buono. Non posso pagare i miei debiti. E sto qui, a vendere spazzatura dei pezzenti per l'eternità. Mi servono clienti migliori. Mi serve un santo. Quello che mi serve è un santo ricco e defunto. Che è sesto? Ok ragazzi, questa è una delle migliori avventure grafiche mai create. Io vi dico la verità, non l'ho mai giocato, però ne ho sentito parlare molto molto bene anche in passato. Quindi quando ho scoperto che era gratuito sul Plus, ho subito approfittato per scaricarlo e per portarvelo per chi magari non lo conosce e vuole affrontare questa avventura insieme a me. Allora vedete, la grafica è molto molto bella, è stile noir, ma come avete potuto già intuire dall'intro è anche molto ironico. E quindi ecco qui, ora dobbiamo avvicinarci. E io non conosco i tasti. C'è un messaggio. C'è un messaggio, quindi vediamo. Esamina l'oggetto. Esaminiamo l'oggetto. La mia falce. Mi piace tenerla vicino a dove era il mio cuore. La mia falce. Mi piace tenerla vicino a dove era il mio cuore. Ok, ho capito. Allora, questa è la falce. Quindi volendo possiamo utilizzarla. E c'è un messaggio, che cosa dovrei fare? Come si fa a leggere il messaggio? Originale e rimasterizzato. Ah ragazzi, questo, ah vedete, bellissimo. Allora, spingendo R3 potete giocare o con la grafica originale, che sarebbe questa, oppure con quella rimasterizzata, ovviamente migliorata, che sarebbe questa. Noi giochiamo con quella rimasterizzata, visto che abbiamo questo vantaggio. Allora, io ragazzi sinceramente non so che cosa dovrei fare. Ora qui è arrivato un messaggio. Gli ho fatto riporre la falce. Ah, ecco qui. Bastava spingere X per vedere qual è il messaggio. Vediamo che cosa dice. È un ordine del giorno. A tutti gli agenti, da capo ufficio Don Copal. Molto bene, teste d'osso.
Ringraziate la vostra buona stella e fiondatevi nelle vostre maledette auto! Abbiamo un avvelenamento di massa per le mani. Ci sono troppe vittime per assegnare casi specifici. Quindi chi primo arriva, meglio alloggia. Quindi, vedete di darvi una mossa! Dobbiamo andare in auto. Fesso. Ok ragazzi, non so se si può fare altro ora. Nella stanza, vediamo. Ho preso un oggetto. Meglio prendere queste carte. Si preannuncia una lunga giornata di solitari. Ok, abbiamo preso le carte. Le mettiamo in tasca. A nulla, non ci servono a niente per ora. Già letti, non sei... Non ci dovrei fargli Ok, vediamo qui cosa possiamo fare. Ecco il file di Celso. Quel bastone da passeggio era anche troppo per lui. A terra vedo una specie di cerchio rosso. Non so se lo vedete anche voi. Non mi va. Non ci dovrei fargli... Guardate ragazzi che bella la grafica. Allora, attenzione, questo gioco solo automatico progresso, salva nel menu di pausa, evita di perdere i progressi. Che ragazzi, è un gioco all'antica nel quale dobbiamo salvare noi, quindi io direi subito di... Anzi, dopo salviamo la partita, ora giochiamo. La porta di Domino è chiusa. Forse ha paura che rubi uno dei suoi file, il che non è una cattiva idea, dopo tutto. Ecco qua, che è questa bella segretaria. Ah, è quella di prima. Posso usare la tua perforatrice? Fai pure. Grazie. Scarica l'aggressività, vero? Buenos dias. Manny, perché non sei all'avvelenamento? Ok, allora ora possiamo scegliere. Impianta come al solito. Bene, vado a battere un po' la strada. Qualche messaggio, ma io direi che avvelenamento. Che avvelenamento? L'avvelenamento da gaspaccio, codice 3, a cui stanno lavorando tutti, tranne te. Perché mando i memo se poi nessuno li legge? Ok ragazzi, lasciamo stare la segretaria in pace. Penso che si sia scocciata abbastanza di noi. Dagli una lezione a quella strada. Ecco. Qui c'è un ascensore e qui ce n'è un altro. Prendiamo quello di fronte che mi ispira di più. Non so dove sia finito. Comunque, andiamo. Questo è un cestino. Ecco qui, siamo fuori da non so dove vive lui, insomma, dal suo ufficio, no, dove vive. Dobbiamo andare a indagare su questo avvelenamento, quindi andiamo. Penso che possa prendere la macchina, presumo. Non posso. Ricordo l'anno sopra. Non può prendere la macchina? No. Non possiamo. Ragazzi, dobbiamo farcela a piedi. È così che ci impediscono di lasciare la città. C'è una festa qui, vediamo un po'. Andiamo verso la festa. Amboccio, mi sto allenando. Sfruttiamolo un po'. Posso attraversare la tua tenda? Vorrei vedere la parata. Attraversa la tenda di qualcun altro. Ti sembra una porta girevole? Per Marlo sei il tipo. Boom. Ah, ne ho fatto scoppiare un altro. Stupide dita ossute. L'abbiamo trollato per bene, ragazzi. Vediamo un po'. Chiediamolo per cosa si sta allenando. Allenando per cosa? A torcerti il collo. Tu che ne dici? Facciamolo fare uno anche a noi. Arrotolami uno, amico. Certo, certo. Arrotolati questo, ok? Scommetto che non sai fare un gatto. Io lo provoco, ragazzi. Scommetto che non sai fare un gatto. Non scommettere, amico. Posso fare tutto. Posso fare uccelli, anfibi, psichiatri famosi. Forza, dimmene uno. Facciamo un verme morto. Un verme morto. Oh, questo è facile.
ci è riuscito. Non c'è limite su quelli. E ora abbiamo anche il palloncino del pesce morto, del verme queste morto. Queste carte sono consumate agli angoli, anch'io lo sono. È un meno rivestimento di loro. Abbiamo anche le carte. Qua vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Dal momento che... No, non ho capito. Non sarebbe un uso onorevole di questo prezioso pane cerimoniale. Abbiamo anche preso un bel pane cerimoniale. Qui ci sono i vari oggetti, vedete? La falce, il pane, le carte, abbiamo il verme morto. Che voglio dire, è sempre utile avere un verme morto affatto a palloncino, ovviamente, nella tasca. Io non so come fare a procedere proprio per andare al festival. Vediamo se da qua se ne va. Ok, proviamo ad andare dritto. No. Niente da fare. Non possiamo procedere, presumo. Vediamo se dalla stradina c'è qualcosa. Sì. Ok ragazzi, allora io stoppo qui questo primo episodio di Grim Fandango. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere come sempre con un like, un commento, soprattutto magari ditemi che vi piace la serie, così ve la continuo a portare, anche perché è un gioco bellissimo. Quindi se non l'avete fatto ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella.